Radiofrequenza frazionata con 25 microarti per coagulazione fino a 5 mm e 25 watt. Bene, grazie alla Presidenza, grazie ai colleghi presenti. La mia relazione non è tutto frutto del mio sacco, in quanto parlo per il collega israeliano, Yoram Mahat, che è poi l'ideatore di questa tecnologia. Io andrò velocissimo, quindi per coloro che avessero intenzione di avere ulteriori chiarimenti, io sono a disposizione anche dopo la sessione per dare le risposte in merito. Della radiofrequenza in medicina sappiamo tutti, visto gli elettrici sono stati per tanto tempo i leader in questo settore, poi è venuta la TECA, possiamo dire tranquillamente TECA anche perché è stato sloganato il termine, e successivamente per limare un attimino quella che era l'azione dei laser, sbaglio sempre, si è pensato di utilizzare anche in forma frazionata, ecco, come poi vedremo in seguito. Qual è l'effetto principale della radiofrequenza? Se vogliamo, a temperature inferiori ai 40-42 gradi, una neocollagenesi, una stimolazione di collagene, per temperature superiori, quindi oltre 43 gradi, un effetto di shrinking, quindi di retrazione di collagene stesso. Sbaglio ancora. Vari tipi di radiofrequenze, sono veloce, non mi piace il termine di unipolare e bipolare perché secondo me non è corretto, bisognerebbe dire complanare le radiofrequenze bipolari che mettono il segnale sullo stesso piano e sulla cute. Diverso il concetto di una radiofrequenza multisorgente come quella che io ho utilizzato, in quanto non ha un unico generatore ma più generatori, la presenza di più generatori quindi in fase controllata permette ai segnali dello stesso segno di essere spinti maggiormente in profondità e quindi dare una maggiore enfasi al trattamento che si va a fare. Si vede qui dai dati ottenuti con termocamera che il target di calore è maggiore e più profondo rispetto alle altre tecnologie. Qui vedete una stimolazione del collagene ottenuta con questo tipo di radiofrequenza. Il resurfacing, sapete tutti che cos'è, un trattamento per cui noi induciamo un danno, non stiamo parlando più di biostimolazione ma di bioristrutturazione, induciamo un danno termico al tessuto che andiamo ad aggredire e conseguentemente mettiamo in campo dei meccanismi di recupero per poter poi avere una ristrutturazione cutanea. La piattaforma che ho utilizzato ha tanto dei manipoli non terapeutici, quindi non aggressivi, quanto dei manipoli di radiofrequenza ad aghi e a radiofrequenza stampo, e degli aghi sono quelli di cui parleremo. Velocemente, la temperatura di lavoro si oscilla tra i 60 e i 100 gradi, quindi stiamo parlando di coagulazione sotto la vaporizzazione, e quindi un trattamento che induce un danno sicuramente termico e quindi un'attivazione delle shock proteins per una neoformazione collagenica. Questo è il confronto tra questa tecnologia ed altre tecnologie con aghi, gli aghi che io utilizzo sono aghi non schermati che arrivano da 3,5 a 5 mm di profondità e qui vedete in basso le patologie per le quali possono essere trattati. Qual è la particolare caratteristica di questi aghi? Sono un centimetro quadro, sono 25 microaghi da 300 micron, arrivano a una profondità di 3,5 a 5 mm, sono placcati in oro. Sono strutturati in modo da avere una terminazione conica molto delicata, molto raffinata, in modo da poter evitare al massimo qualunque tipo di danno al trattamento e alla perforazione cutanea. L'emissione è intorno ai 25 watt massimo, per un duty cycle come vedremo tra 50 e 200 millisecondi. Qui il tipo di ago, come vedete, particolarmente delicato per la sua inserzione e in particolare il meccanismo prevede un sistema di emissione del segnale square wave, cioè quello che per i laser è considerato laptop, cioè una emissione omogenea su tutta la superficie di aggressione, in modo da evitare un effetto gaussiano con dei picchi di emissione dell'energia e quindi in eventuali zone di maggior danno o di minore intensità del segnale. Questi sono alcuni lavori che sono stati pubblicati, questa è l'istologia di trattamenti alle varie profondità di emissione e qui vedete il touchscreen dell'apparecchiatura che ci consente di poter individuare tanto il duty cycle con cui vogliamo lavorare, la potenza in watt, quindi già ho per superficie quadrata perché la superficie quadrata è centimetro, e la profondità di lavoro alla quale vogliamo
Questi sono dei consigli che vengono dati, ovviamente conviene poi trattare la zona con un po' di anestetico locale o col freddo prima ancora, bisogna fare dei test per valutare un attimino la risposta tessutale, ma sono tutte cose che ovviamente interessano gli operatori del settore. L'attenzione è non andare molto in superficie con gli aghi, è consigliabile non salire oltre un millimetro e mezzo ed evitare grosse quantità di energia su questo tipo di spettro. Questi sono lavori del collega Rothaus americano che ha trattato la zona del giallo del sottomento, questo invece è Kaplan di Tel Aviv, questo invece è la dottoressa Fiona Wright di Texas, del Texas. E questo invece è un banalissimo mio risultato di un solo trattamento nella zona del sottomento. Qui invece sono tre sessioni combinate a distanza di tempo, le sedute si ripetono ogni tre settimane, non prima, si può intervallare tranquillamente con l'utilizzo della frequenza terapeutica per dare una maggiore intensità di stimolo del collagene. Possiamo lavorare anche nella zona delle palpebre perché gestendo in maniera adeguata tanto profondità che segnale possiamo dare una risposta abbastanza sufficiente, sicuramente non sovrapponibile a quella chirurgica ovviamente. Qui vedete dell'acne scars e delle cicatriziali e l'ultima novità è questo manipolo a 5 mm che ci permette ovviamente di poter lavorare con maggiore tranquillità, minando un attimino, come diceva giustamente il collega Borriello prima, quella che è l'azione di ultrasoni focalizzati, noi andiamo a portare il segnale maggiormente in profondità e a dare uno stimolo anche più importante nei tessuti più profondi. E questo appunto perché la tipologia della cute prevede mediamente di avere il derma almeno 4 mm di profondità e quindi portarsi a questa distanza. Questo è il mio risultato di lassità della zona tricipitale prima e dopo, ancora. Questa è una zona glutea. Questa è una lassità addominale, difficilissima da trattare, sicuramente chirurgica. Però un risultato abbastanza soddisfacente. Ancora, qui è una sola seduta che abbiamo fatto, si vede il miglioramento della performance della zona ombelicale e della piega di abbattimento post partum, post cesareo. Qui sono smagliature del collega Barole del Canada. E questo invece è un trattamento mio di smagliature, due sole sedute, la seduta, c'è la foto a sinistra e la seduta intermedia, questa è la seduta dopo la seduta finale. Cosa dire in conclusione? Sicuramente è un trattamento molto maneggevole, nel senso che non c'è sanguinamento perché gli aghi sono tutti quanti liberi, non schermati. Si può modulare tranquillamente frequenza del segnale, durata del segnale, potenza del segnale, ci sono oggi studi che consigliano di utilizzare delle frequenze più alte, intorno a 200 millisecondi, e abbattere la potenza dell'emissione stessa. Diciamo che c'è un'ottima supportabilità delle pazienti, anche con l'utilizzo solo delle creme anestetiche, magari dal supporto della crioterapia con aria, con contatto. La cosa interessante è che non c'è downtime, nel senso che al di là di quel po' di edema, quel po' di rossore, il downtime è assolutamente gestibile, non ci sono esiti cicatriziali, diversamente da quanto avviene per gli altri tipi di resurfacing con frazionati di superficie. Sicuramente c'è un netto miglioramento della compliance, della tenuta della skin, una certa riduzione della quota di posa, ma su questo ci andremo un pochino con calma. La durata dell'effetto è abbastanza soddisfacente, intorno all'anno o più. L'intervento è ripetibile, si può gestire a distanza di un mese e mezzo, anche per dare la possibilità di una piccola genesi più ottimale. Non ci sono effetti collaterali, tranne che siamo in zone molto superficiali, si becchi un attimino qualche piccolo vasellino. Una certa attenzione alle zone dove c'è particolare sottigliezza della cute e quindi ci sono tessuti ossei sottostanti, come nel giallo, come per esempio sulla cristalia, che in caso di smagliature. Si può sicuramente integrare nei trattamenti.
trattamenti di intervallo, tra cui aggressivi e un altro, una radiofrequenza terapeutica o lo stesso TCA con acqua ossigenata, che io questa volta non ho citato perché la relazione non era mia ma era del dottor Iovan. Per questo io vi ringrazio dell'attenzione, penso di essere stato nei tempi, questi sono i miei riferimenti, se avete bisogno di qualunque chiarimento sono a vostra disposizione. Grazie.